Soddisfatto per il risultato? Beh, io penso di sì. Alla fine venire qui a Nardò, giocare con una squadra come il Nardò, costruita per stare in alto, e ben allenata e ben costruita, devo vedere per forza il bicchiere mezzo pieno. Diciamo comunque ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, per cui quantomeno il punteggio è quasi qualcosa di casuale. Sì, sì, si poteva finire benissimo 2-2, non c'è niente da recriminare, anzi, poteva sbloccarla il Nardò come potevamo sbloccarla noi anche pronti via con quell'occasione sulla linea. Sapevamo, il Nardò è una squadra, parla da sé, parlano i numeri, subisce poco, anche se non fa tantissimi gol, ci aspettavamo questo tipo di partita, penso che i nostri l'hanno interpretata nel migliore dei modi, poi ci sta a soffrire su questo campo. Però io voglio sottolineare, innanzitutto voglio fare i complimenti alle due tifoserie, perché è stato un bello spettacolo sia in campo che fuori dal campo, secondo me. L'arbitraggio visto da Martina come questa? Ma non so, io non sono tanto abituato a parlare dell'arbitro, poi ci sono state delle sviste sia da una parte che dall'altra, però alla fine il risultato penso che sia abbastanza giusto. Mister, con Mister Ragno parlavamo insomma della buona tenuta del partito. Trasferta, no? Abbiamo fatto molti più punti a trasferta. Per certi versi abbiamo visto che in qualche modo cercavate di asfissiare un po' il Nardò, no? In alcuni momenti della mattina. Ci sta confermando che più o meno l'avevate preparata così. Sì, noi di solito siamo una squadra che gioca, una squadra di palleggio, però sapevamo anche, studiando il Nardò, che è una squadra che fa giocare molto male le squadre avversarie. Questo è un punto di merito ovviamente al Nardò, quindi dovevamo cercare di fargli uscire un pochino per poi ripartire in profondità, siccome abbiamo anche giocato le volte di palleggio ma anche di corsa, i vari Pinto, Lopez, lo stesso Anco, quindi diciamo in linea di massa l'avevamo preparata così, anche perché poi comunque le occasioni ci sono state, quindi poi un po' il portiere, la bravura, un po' la disattenzione nostra, non abbiamo fatto gol, ecco. E guardando poi il cammino del Martina, questo mi pare sia il quinto risultato utile consecutivo, quindi diciamo nella seconda parte di questa fase iniziale della stagione un cammino quasi da vincere. Qualche recriminazione invece per quella partenza? Ma io, come l'ha detto il mister in passato, io penso che all'inizio non arrivavano solo i risultati, cioè i punti, però le prestazioni comunque ci sono sempre state. Sapevamo di pagare dazio dalla categoria, perché comunque noi siamo 6-7 undicesimi dell'anno scorso, con qualche rinforzo arrivato nel mercato estivo. Sapevamo che ci vuole tempo, ci sono parecchi giovani, abbiamo parecchi giovani in squadra. Una volta aver trovato la quadratura e fatto gruppo, adesso ci stiamo togliendo un po' di soddisfazione. L'obiettivo nostro è quello di rendere la vita difficile a tutti, poi il risultato poi dipende anche frutto di episodi. C'è piaciuto ancora una volta Cristiano Anco, ex Nardò? Ma io a Cristiano c'è poco da dire, io lo reputo un ragazzino, ha una grande professionalità e una grande passione in quello che fa e poi i risultati si vedono in campo. Mister, tra 20 giorni ci saranno gli esami di riparazione, se così possiamo chiamarli. Pensa che Martina andrà sul mercato o la squadra va bene così? Sono un po' la persona meno indicata per parlare di mercato, però la società si sa muovere bene, l'ha dimostrato anche in passato, quindi sa quello che deve fare, sa quello che potrebbe servire a questa squadra, quindi noi siamo, cioè, ci fidiamo di quello che fa la società in comune accordo con lo staff. Da parte del mister, o ci saranno richieste o le... No, al momento valutiamo, lavoriamo e lottiamo con questa squadra e con questi giocatori. Quando si apre il mercato, poi la società farà le dovute valutazioni.